Nelle ultime ore i social sono stati scossi da quello che alcuni utenti hanno soprannominato The Followgate. Secondo alcune maliziose speculazioni, Alfonso Signorini avrebbe smesso di seguire Beatrice Luzzi sui social dopo un acceso scambio avvenuto durante la diretta del Grande Fratello. Ma qual è la verità dietro a queste voci? Tutto ha avuto inizio durante l'ultima puntata del Grande Fratello, quando Alfonso Signorini ha fatto una battuta riferendosi a un episodio che ha coinvolto Beatrice Luzzi lo scorso anno nella casa, menzionando il nome di Giuseppe Garibaldi. Questo commento ha fatto perdere le staffe alla Luzzi, la quale ha risposto in modo deciso, dividendo immediatamente l'opinione del pubblico. Tuttavia, è ciò che è accaduto dopo la puntata a scatenare una vera e propria polemica. Alcuni fan attenti hanno notato che Signorini non segue Beatrice Luzzi su Instagram, e subito sono partite le insinuazioni. Diversi utenti hanno speculato che il conduttore avesse smesso di seguirla dopo il battibecco in diretta, generando una serie di discussioni infuocate online. Ma cosa è successo davvero? A smorzare il fuoco delle polemiche arriva la verità: Alfonso Signorini non ha mai seguito Beatrice Luzzi su Instagram. Si tratta, quindi, di una bufala alimentata dal web. Non c'è mai stato un defollow da parte del conduttore, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con la Luzzi, sia davanti alle telecamere sia nella vita privata. Infatti, negli ultimi mesi i due si sono frequentati anche lontano dal set del Grande Fratello, e tra loro c'è una grande amicizia. La scelta di Signorini di includere Beatrice Luzzi come opinionista in questa nuova edizione del reality dimostra la stima reciproca e il legame professionale solido che li unisce. In conclusione, il The Followgate non è altro che un'invenzione del web, e non c'è nessun tipo di tensione tra Signorini e Luzzi, i quali continuano a collaborare con grande sintonia.